Avviso guido. Alla RAI sanno di questo tuo studio di produzione televisiva? Mi temono molto, credo. E Guido, come sta? Ebbene, benissimo, è al lavoro. Alla RAI sanno di questo tuo studio di produzione televisiva? Mi temono molto, credo. Guido, come sta? Ebbene, Tutto a benissimo, è posto? al lavoro. Alla RAI sanno di questo tuo studio di produzione televisiva? Eccomi, mi senti? Sì, io ti sento. Ok, allora ci siamo. Ok, penso che provvederà Guido a mettere il link sul blog. Quindi ti do il benvenuto a tutti. Per questo terzo appuntamento con la Via Crucis. Abbiamo meditato due stazioni per ogni venerdì e quindi oggi toccherà la quinta e la sesta stazione. Do la parola a Don Alessio Geretti, che è un caro amico, un sacerdote di Udine. E niente, passo a lui la parola. Grazie di aver accettato l'invito, so che sei impegnatissimo. Grazie, buonasera a tutti. Iniziamo questo momento di preghiera, di meditazione, accompagnando Gesù sulla via del più grande amore e anche del più intenso dolore che ci sia mai stato sulla faccia della terra. E preghiamo insieme perché lo Spirito Santo ci aiuti a vivere questo momento davvero come un momento di grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci hai donato tuo Figlio e lo Spirito Santo, fa che contemplando la via dolorosa di Gesù, possiamo essere trasformati dal suo amore e nulla ci separi mai da lui, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Iniziamo dunque meditando la quinta stazione della nostra Via Crucis. Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Entriamo dunque in questo passaggio della via dolorosa del Signore. Anzitutto vi invito a fissare su di Lui lo sguardo, a concentrarci su Gesù in questo momento in cui già si manifesta che egli non è in condizione fisica e interiore, morale, di reggere
tutto quello che gli si sta precipitando addosso. Guardiamo anzitutto umanamente Gesù. È un uomo nel vigore della sua età, poco più che trentenne, un uomo dalla corporatura sicuramente solida, e la vita che egli ordinariamente fa e che i Vangeli attestano e raccontano ci fa intuire che era dotato anche di una notevole resistenza, non soltanto rammentandoci dei 40 giorni di digiuno e di preghiera nel deserto, ma anche delle sue instancabili giornate che avrebbero sfiancato qualunque altra persona. Eppure Gesù, in questo momento del suo cammino verso il Calvario, ha già bisogno di essere aiutato a portare il peso della croce. Il tragitto, fra l'altro, tra il palazzo del Pretorio, dove Pilato ha condannato a morte Cristo e lo ha fatto uscire per andare verso il patibolo, e la destinazione di questo cammino, cioè il Golgota, il luogo del cranio, non è materialmente un tragitto lunghissimo. Eppure pensate, rammentiamo nell'itinerario spirituale della Via Crucis che lungo quel tragitto Gesù abbia avuto ben 3 cadute, e nonostante qualcuno gli fosse stato messo accanto per reggere per lui e con lui il peso del patibolo che gli gravava sulle spalle. Sottolineo questo sfiancamento di Cristo non perché sia così rilevante dal punto di vista della sua carne, ma perché se un uomo arriva, e un uomo di quella resistenza, arriva a trovarsi in queste condizioni, vuol dire che la ferita che sta vivendo, che sta soffrendo, gli è arrivata nel profondo del cuore. Se vuoi distruggere una persona, non basta colpirla fisicamente, bisogna colpirla moralmente, interiormente, affettivamente. E quello che può aver indebolito Gesù sicuramente sarà stato l'insieme dei fattori terribili che si erano susseguiti in quelle ore, dalla notte insonne e agitata nell'orto degli ulivi, alla tensione fortissima che gli ha spaccato i capillari della fronte, tanto che gli evangelisti rammentano il suo volto imperlato di sudore e sangue, e le urla che hanno persino svegliato quei tramortiti degli apostoli che erano con lui. E poi il processo, gli insulti, le botte, le accuse, l'imprigionamento di qualche ora, la flagellazione atroce che Pilato aveva disposto. Tutto questo sicuramente ha indebolito Gesù, ma il Figlio di Dio patisce specialmente del più acerbo di tutti i dolori immaginabili, che l'amore non venga corrisposto. Anche nella nostra esperienza umana, amare ed essere respinti, amare e non essere considerati, amare e essere traditi, provoca le sofferenze più terribili. È meglio prendersi una martellata sul dito che il tradimento di un amico o del tuo consorte o di un figlio e via di seguito. E per la sensibilità immensa, squisita, perfetta
completamente capace di dedicarsi a ognuno di noi in maniera totale, che Gesù si porta in cuore, la percezione della ostilità di alcuni, dell'indifferenza di altri, della delusione ricevuta da altri ancora e così via, è probabilmente ciò che lo atterrisce e lo sfianca di più. Consideriamolo, ma non per avvilirci, semmai per animarci. Noi contempliamo che l'amore non è amato perché, sebbene siamo capaci di offrire ben poco a Gesù e quello che gli offriamo è sicuramente povero e inadeguato, ci prende un po' al cuore e alla gola il desiderio di consolarlo in un certo senso, di amarlo anche per quelli che non lo amano, di pregarlo per quelli che non lo pregano, di ascoltarlo per quelli che non lo ascoltano e di seguirlo per quelli che non lo seguono. E non perché guardiamo gli altri da una posizione di grandezza o di privilegio, ma proprio perché siamo vulnerabili e sensibili alla dolcezza toccante e alla struggente solitudine che patisce il Figlio di Dio. Ogni tanto in qualche suo discorso, in qualche sua domanda emerge, affiora questo. Egli che viene a darci il consolatore, che viene ad amarci, ad asciugare lacrime, a sollevare i derelitti, eccetera, in qualche momento lascia capire che brama di trovare in qualcuno di noi una corrispondenza. Quando ha domandato quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra, lo domanda come farebbe qualcuno che col cuore in mano, guardandosi attorno, si chiede: ma qualcuno di voi mi vuole ancora bene? E così quando dice ho sete sulla croce e respingerà l'aceto mescolato al fiele, dando il segnale chiaro che non stava parlando di una sete del corpo, della gola, ma di una sete ben più profonda, sta in qualche modo dicendo quello che aveva detto alla donna samaritana: dammi da bere. E te lo dice uno che avrebbe da darti lui da bere, però dammi tu da bere. E quando la notte stessa del Getsemani, che ricordavo poc'anzi, Gesù si addentra nel tremendo combattimento di quella preghiera e di quella preparazione alla sua ora, inizia proprio portandosi i suoi più intimi e affezionati amici, Pietro, Giacomo, Giovanni, pur sapendo della loro imperfetta affidabilità, eppure non può fare a meno di dirgli: ve la sentite di vegliare un'ora con me? Sono di una tristezza mortale stasera. Vi prego, non lasciatemi solo. A noi pare incredibile che l'onnipotente Figlio di Dio, che salva il mondo con una goccia del suo sangue, si presenti quasi come un mendicante d'amore a bussare alla porta per vedere se qualcuno gli apre, se qualcuno lo ascolta, lo prende in considerazione. E lo sfiancamento di Gesù è la rivelazione di quanto il suo sensibilissimo amore patisca di non essere preso in considerazione da tante anime. Voglio però anche sottolineare un altro aspetto in questo suo bisogno urgente di aiuto. Non è una finzione per tutto quello che abbiamo appena considerato, ma è anche una delicatezza nei nostri confronti, che il Figlio di Dio si sia fatto così debole e così vulnerabile da gradire di aver bisogno di aiuto. Lui che non avrebbe bisogno di nulla
apprezza la nostra cooperazione, che tra l'altro è come capita, perché qualcuno gliela offre con uno slancio di cuore entusiasta, poi magari si ritira un po' strada facendo, e qualcun altro invece inizia come Simone di Cirene, non proprio con un entusiasmo alle stelle, trascinato forzosamente, però alla fine gli sta accanto. E Gesù non sta a guardare troppo con che animo abbiamo iniziato a dargli una mano nel realizzare il suo progetto. Ha la delicatezza di considerarci così preziosi e importanti, noi che il più delle volte combiniamo danni, anche quando abbiamo buone intenzioni, da chiederci se abbiamo qualcosa da mettergli a disposizione. Fra i tanti momenti in cui l'ha fatto, oltre a quello che stiamo contemplando, mi viene da pensare a quando ha moltiplicato i pani e i pesci. Il creatore del mondo, che dal nulla ha fatto gli astri del cielo e le perle negli abissi, aveva forse bisogno di 5 pani e di 2 pesci per sfamare tutta la gente che aveva davanti? Eppure non si muove e non sblocca la situazione finché non salta fuori uno che gli dice: ecco la mia merenda. Naturalmente è un bambino, perché il collegio cardinalizio di quel momento si guarda bene di ridiscutere i propri appannaggi. Però quel poco che il bambino gli mette in mano basta a Gesù per moltiplicare il bene in maniera immensa. Eppure è come se volesse dirci: io potrei fare tutto senza di te, ma ti amo così tanto che voglio farti sentire indispensabile per me. In fondo, fin dalla prima pagina della scrittura, questo era chiaro, perché Dio, che crea tutto, si trattiene dal portarlo a compimento, affidando all'uomo la missione di avere cura del giardino e di realizzare tutto ciò che ancora c'è da compiere, associando alla propria opera l'uomo. Pensate in che considerazione ci tiene il Signore. Pensate quanto ha stima di noi. Anche questo è un atto del suo amore nei nostri confronti, e nella figura di Simone di Cirene, in fondo, si riassume anche questo. Osserviamo che Simone veniva dal lavoro dei campi. Il lavoro dei campi in genere inizia molto presto, soprattutto in determinate stagioni dell'anno. Non eravamo nella stagione più fredda e più buia, l'inverno, ormai era primavera quando Gesù va a morte. E dunque chi lavora da contadino non aspetta che il sole sia alto, perché questo vorrebbe dire fare tripla fatica. Inizia ad operare quando ancora è scuro, e spesso verso le 9 del mattino potrebbe aver già fatto quello che era indispensabile fare. Credo poi che quella non fosse una giornata di enorme fatica per Simone di Cirene, perché mancavano poche ore all'inizio dello Shabbat, che tra l'altro in quell'anno combaciava anche con la Parasceve, con la vigilia di una grande festa, la festa della Pasqua, per cui c'erano molti motivi di grande importanza religiosa per sbrigare le ultime cose indispensabili e poi prepararsi e immergersi nel grande tempo di adorazione, preghiera e culto che Israele viveva insieme. Il suo ritorno dal lavoro nei campi fa pensare al fatto che, ecco, anche noi potremmo avere alle spalle le esperienze più diverse e imbatterci sulla strada della nostra vita improvvisamente in Gesù che passa di lì e che fa entrare il suo nel nostro destino e il nostro nel suo.
non necessariamente si incontrano con Gesù quelli che venivano dal Tempio o dalla sinagoga, da qualche cosa di direttamente e propriamente religioso. Puoi incontrare Gesù anche se vieni dal lavoro, anche se vieni dagli affetti, anche se vieni dalla festa, anche se vieni dalla malattia. Da qualunque esperienza umana tu provenga, meravigliosa o malandata, lieta o sofferta, da qualunque esperienza umana tu venga, Cristo potrebbe essere lì sulla tua strada che ti sta aspettando, e credo che nella sua agenda per ognuno di noi abbia stabilito diversi momenti e diversi luoghi in cui ci aspetta al varco per dirci e darci qualcosa. Ognuno di noi, se riguarda indietro nella sua vita, sa e si ricorda di alcuni luoghi, di alcuni momenti in cui Gesù era lì che ci stava aspettando. E ce ne saranno degli altri. E questi momenti di incontro e di grazia non necessariamente, non sempre, sono avvenuti nel contesto mistico e rapito di una meravigliosa liturgia o di un ritiro e di una meditazione. Potrebbero essere avvenuti nel bel mezzo delle esperienze più ordinarie, ma che piacciono spesso al Signore come luoghi di agguato del suo amore nei nostri confronti. Voglio anche fermarmi un attimo storicamente, nel senso che di Simone ci vengono ricordate due cose dall'Evangelista. Una molto importante, la sua provenienza, veniva da Cirene. Questa figura, tra l'altro, è così storicamente collocata che abbiamo avuto perfino la fortuna, non molto tempo fa, di trovare i riscontri archeologici che lo riguardano. Forse non lo sapete, ma nel 1941 una equipe di archeologi israeliani ha trovato degli ossari nella zona di Siluan, Siloe, poco fuori dalle mura di Gerusalemme, nella valle del Cedron, e uno di questi ossari ha scritto sopra in greco e in ebraico Alessandro, figlio di Simone di Cirene. L'Evangelista Marco ci racconta precisamente che Simone di Cirene era il padre di Alessandro e Rufo. Tenete conto che mentre a Cirene, anche al tempo di Gesù, viveva una importante e vasta comunità ebraica, quelli che da Cirene erano tornati nella Terra Santa e nella Città Santa non erano molti. Quindi al tempo di Gesù qualcuno che veniva da Cirene e che si chiamava Simone poteva esserci, ma non erano certamente molti. Che poi fosse proprio il padre di Alessandro ci dà praticamente la certezza archeologica che è proprio il personaggio di cui i Vangeli ci parlano. Pensate un po' che fortuna immensa ha avuto quest'uomo, che sul momento ha pensato di avere un'immensa sfortuna. Tornava tranquillo con l'idea di andarsene a casa e prepararsi alla festa e si ritrova a portare la croce di un disgraziato. Sul momento gli pare davvero che tutto vada storto in quella giornata. In realtà noi ricordiamo dopo 2000 anni ancora lui e il nome perfino dei suoi figli. È rimasto indimenticabile, perché una volta che qualcuno entra nella storia di Dio non va più perduto. E c'è anche da domandarsi come mai stesse a Gerusalemme, perché appunto vuol dire che un certo sionismo, cioè un certo desiderio di essere vicini alla terra promessa, nella terra promessa, vicini al Tempio, al luogo dove Abramo aveva offerto Isacco in sacrificio, al luogo dove si può entrare in contatto diretto con Dio, muovesse già 20 secoli fa tanta gente da tutte le parti del mondo a tornare a Gerusalemme. Presumibilmente
Simone, quindi, è un uomo che è mosso nella sua vita da un certo desiderio di trovare il Signore, di essergli vicino. E voi pensate un po' il Signore come prende sul serio i nostri più segreti e importanti e limpidi desideri spirituali. Il Signore sapeva che Simone voleva essergli vicino e lo accontenta. Ha fatto in modo che Simone fosse a pochi centimetri da Dio in persona, più fortunato lui del sommo sacerdote che entra nel Santo dei Santi una volta all'anno, ma non con la stessa confidenza. Quindi, che disdetta si sarà detto Simone, e poi, ripensando a quello che gli è capitato, che grazia incredibile mi è accaduta. Avrà dovuto dirsi, rendendosi conto di chi era l'uomo che ha accompagnato per alcuni metri, portando con lui la croce e probabilmente scambiando con lui qualche sguardo da vicinissimo. Questo ci porta proprio nel cuore della fede, che in ultima analisi è incontrare la presenza di Gesù, non sapere che esiste e nemmeno sapere che è meraviglioso e che è buono, è incontrarlo. Questo è la fede. È volergli arrivare così vicino da sapere di che colore ha gli occhi. E se no, che roba è? È un rapporto virtuale? È un rapporto astratto, teorico, ma questa non è la fede. Questa al limite è una certa educazione religiosa, ma non basta a reggerti. Non ti fa reggere neanche i tuoi di pesi. Figuriamoci se ti dà la forza di reggere quelli di chi hai accanto. E trovo molto, molto bello poi che l'Evangelista ci abbia ricordato in questo episodio il nome dei figli di Simone, perché è un sintomo evidente. Cioè, San Marco, quando scrive questo piccolo momento, scrive a gente che Alessandro e Rufo li conosce, se no non avrebbe avuto alcun motivo di citarli. Se dice il padre di Alessandro e Rufo, vuol dire che sta scrivendo a qualcuno che Alessandro e Rufo li hanno ben presenti, perché li hanno lì a portata di mano. E in effetti San Paolo nell'anno 57-58, quando scrive la lettera ai Romani, dice a quelli di Roma: salutatemi Rufo, che mi è carissimo, e sua mamma. E probabilmente si tratta proprio del figlio minore di Simone Cireneo, che con sua madre è andato a Roma insieme ad altri cristiani, mentre Simone e Alessandro, il primo figlio, erano nel frattempo già morti. E infatti nell'ossario che vi ricordavo ci sono le ossa di Simone e di Alessandro, ma non c'è traccia né della moglie di Simone né dell'altro figlio, e ci sono tanti altri familiari. Erano andati a Roma. Ecco, però è bello che siano andati a Roma, vuol dire che Alessandro e Rufo sono diventati cristiani. Se il Vangelo li cita, vuol dire che la famiglia di Simone di Cirene è diventata cristiana. Che in quel momento l'incontro avvenuto a tu per tu, cuore a cuore con Cristo, in un momento sconvolgente, anche se era iniziato, per così dire, col piede sbagliato, ha segnato per sempre la vita di quell'uomo. E questo incontro è stato così toccante che Simone ha saputo trascinare nella fede i suoi figli. Mi domando quanti di noi oggi lo sappiano ancora fare. Penso infine che dobbiamo veramente pregare, contemplando questa stazione della Via Crucis, per chiedere una grazia che va al di là proprio della nostra portata, cioè la grazia di essere capaci di dolore condiviso apertamente o di dolore condiviso nascostamente. Perché quando uno di noi si accosta a chi sta portando una croce e decide di condividere quel peso, si espone al rischio di incontrare Cristo. E quando uno ha la sensazione di avere una grande croce sulle spalle
e nascostamente si accorge che Gesù la sta portando con te, anche in quel modo rivive l'esperienza di Simone. Ma per riuscire a fare questo abbiamo bisogno davvero che il Signore ci allarghi il cuore, ci dia forza, ci aiuti, ci dia una grande sensibilità. E glielo domandiamo in preghiera, perché altrimenti dalla croce, la nostra e quella degli altri, scapperemmo a gambe levate e ragionevolmente. Chiediamo allora che il nostro cuore sia capace di questa condivisione, nella quale Gesù stesso potrebbe venirci incontro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Contempliamo dunque la sesta stazione della Via Crucis. Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Consideriamo anche questa stazione insieme, meditandola con l'aiuto dello Spirito Santo, con la luce della fede. Una grande differenza, anzitutto, balza al nostro sguardo rispetto alla precedente stazione del Cireneo, perché quella era una scena attestata dalle pagine dei Vangeli. Quella di Veronica, che si lancia ad asciugare il volto di Gesù, invece nei Vangeli non è riportata. È una vicenda apocrifa, trasmessa dalla memoria dei credenti, piena di significati, ma non la troviamo nelle pagine dei Vangeli. Ora, non è il nostro obiettivo e non è questo il momento in cui addentrarci negli studi delle antiche memorie cristiane. Voglio però sottolineare il fatto che nella nostra vita cristiana, nella nostra preghiera, nella Via Crucis, ad esempio, entrino anche dei momenti, delle vicende, delle figure che non stanno nelle grandi pagine sacre ufficiali, per così dire. Mi piace considerare questo perché mi fa pensare
ai Vangeli apocrifi che sono le nostre vite in un certo senso, ai santi apocrifi che ci sono a casa nostra e che però non troviamo nel calendario ufficiale dei canonizzati, ma noi li conosciamo bene perché la storia della grazia è molto più vasta di quella che ufficialmente è stato possibile documentare. Ed è bene che sia così. Pensate che già Giovanni Apostolo, nella sua tarda età, quando rapito in estasi, ha quella sequenza di visioni sconvolgenti e meravigliose che poi diventeranno il testo dell'Apocalisse, afferma a un certo punto di vedere in cielo una moltitudine immensa che nessuno potrebbe riuscire a contare. Sembra di sentire l'eco di quello che Dio aveva promesso ad Abramo in quella notte indimenticabile in Oriente, quando lo invitò a guardare il cielo e a contare le stelle, se mai ne fosse stato capace, o ad abbassare lo sguardo e a contare i granelli di sabbia sulla riva del mare, se mai l'impresa fosse stata possibile. Ecco, dice il Signore, ti darò una discendenza ancora più numerosa. E Giovanni la vede davanti a sé. Eppure, anche se noi mettessimo insieme tutti i santi che stanno nel santorale della Chiesa, non sarebbero ancora che una piccola parte di questa schiera immensa che è la vera grande vittoria del bene, il quale discretamente, silenziosamente, capillarmente, segretamente porta avanti la sua opera, mentre il male, vistoso, chiassoso e a volte apparentemente di successo, non finirà che con un pugno di mosche. È bello sapere questo. Allora, come Veronica, ci sono i nostri nonni, i nostri amici, ci sono tante altre persone che sono state capaci di amare Dio e il prossimo in modo indimenticabile. Non importa se non tutti sono ufficialmente entrati nei grandi cataloghi della cristianità più chic. Noi sappiamo che siedono molto in alto nel Regno dei Cieli. Forse la figura di Veronica non è completamente apocrifa, ma anche qui, solo per completezza storica, mi piace farvi sapere che il suo nome in realtà appare in alcuni documenti del secondo e del terzo secolo, e nel terzo secolo anche a firma di un personaggio importante della storia della Chiesa, Eusebio, un vescovo che reggeva i cristiani di Cesarea Marittima, il quale dice: io sono stato a vedere la casa di Veronica. La casa di Veronica sta qui vicino. E c'è fuori di casa sua una statua che lei ha fatto fare, perché lei è quella donna emorroissa che per 12 anni aveva perso sangue e che rincorse Gesù fino a quando riuscì a sfiorare il lembo del suo mantello. Poi, guarita, volle fare con i beni che aveva una statua in cui rappresentare una donna che prega davanti a un uomo che la tocca, per ricordare per sempre la grande grazia che aveva ricevuta. Eusebio ha visto quella statua e la racconta. Non sappiamo se da qui nasca la tradizione della Veronica della sesta stazione della Via Crucis. È una storia che somiglia, dopo tutto, è una storia di donne fatta di stoffa, sangue e segni rimasti per sempre dentro l'anima, di un volto di Gesù che non si è più potuto cancellare dalla stoffa della donna che perdeva sangue, nel caso dell'episodio evangelico, e dal sudario utilizzato in fretta e furia per un momento di carità d'urgenza, dalla misteriosa, forse fantasiosa, ma forse reale donna
che nella Via Crucis noi ricordiamo. Sta di fatto che questo momento ci fa pensare all'importanza degli atti di amore, permettetemi di dire inutili, rivolti a Cristo. Parlo di atti di amore inutile per distinguerli da quegli atti operosi e magari anche ben pianificati e programmati della nostra passione pastorale di cristiani impegnati, o di sacerdoti e ministri del culto, o di catechisti, o di quant'altro. Le tante opere che possiamo fare per amore di Cristo e del Vangelo, per la Chiesa missionaria che dobbiamo essere, per quella cooperazione al disegno di Dio che, dicevamo nella precedente stazione, il Signore ci chiede volentieri. Ma non dobbiamo mai pensare che contino per il regno di Dio solo quelli che possono esercitare ministeri, fare riunioni pastorali, animare attività di vario genere. Ne dobbiamo necessariamente pensare che la migliore, più esemplare parrocchia dove Gesù sta a perfetto proprio agio sia quella che ogni altro giorno ne inventa una tra attività strane e fantasiose e movimenti continui. Il Signore sta a proprio agio dove è molto amato e può essere molto amato anche da persone che non sono capaci di fare un granché, che non hanno la voce per cantare nel coro parrocchiale, che non hanno il coraggio per andare a leggere in chiesa, che non hanno la possibilità di andare a vedere di molti altri, non per pigrizia, per indolenza, per egoismo, che ne so io, e nemmeno per semplice timidezza, ma magari perché a loro volta sono infermi, sono deboli, sono invecchiati e così via. Ma non è tolta loro la possibilità di avere un cuore grande e di amare molto il Signore. Alla fine, per fortuna, avremo la grazia di invecchiare, almeno l'auguro a tutti noi. E per fortuna, invecchiando, il passare del tempo sarà per noi un chiarimento, perché ci renderemo conto sempre meglio che non è così rilevante quello che siamo in grado di fare, muovendoci, andando a destra, a sinistra e agitandoci tanto. Sarà molto rilevante la proporzione che il nostro cuore ha raggiunto. Il resto è tutto nell'ordine dei mezzi. Per cui sono perfettamente convinto che forse facciano di più per il regno dei cieli certe anime che non sono in grado di essere impegnate nelle nostre attività parrocchiali, ma che magari dal segreto della loro casa o addirittura del loro letto di infermità sono perfettamente unite al Salvatore del mondo. E fanno probabilmente meglio al regno di Dio e alla sua causa di quello che so fare io in tutto il pieno delle mie energie e del mio agitarmi. La Veronica ha fatto questo, ha fatto un atto di carità inutile perché non ha salvato Gesù dalla morte. E dopo tutto non gli ha neanche dato un enorme sollievo, certo. Un po' forse sì, sicuramente nel cuore, appena appena nel corpo, ma non è stata una grandiosa opera, tanto che nemmeno i Vangeli la riportano. Eppure merita di essere contemplata, perché è un grande invito a uno slancio d'amore per Gesù. E il fatto che in questo episodio ci venga ricordato che il volto di Cristo rimane impresso nella stoffa usata da Veronica, è anche questo molto eloquente. Cioè, Gesù sa quando facciamo per Lui un atto di amore, anche fosse il più segreto e il più intimo. Ha una sensibilità delicatissima e si commuove al punto che risponde a qualunque moto di amore nei suoi confronti.
e cerca di farci arrivare un moto dell'amore suo nei nostri confronti. Risponde in maniera toccante e molte volte sorprendente. La vita spirituale è piena di questi piccoli segreti, di queste piccole confidenze e dolcezze. Ci ricorda un po' quello che diceva Gesù all'inizio della Quaresima, ve lo ricorderete. Entra nel segreto, dove il Padre tuo vede nel segreto, e il Padre tuo ti ricompenserà. Ce l'ha detto per ben 3 volte, facendoci proprio capire com'è diversa l'impostazione, com'è diverso lo stile di chi agisce puntando tutto su una vita da palcoscenico, anche nella fede, e chi invece punta molto a dare tutto il cuore nel segreto a Gesù, che è il segreto della mia vita. Cerchiamo di fare questo con la grazia di Dio. Penso infine a quanto il gesto di Veronica ci spinga a ripulire il volto dell'uomo ogni volta che lo vediamo sfigurato, coperto da tanto dolore, da tanta cattiveria, da tanta ingiustizia, da tante indecenze, da tanta violenza, da tanta indifferenza, che è quasi diventato un volto irriconoscibile. E Veronica, che forse non sapeva nemmeno chi fosse l'uomo che le stava passando davanti, quando vede un volto umano che è praticamente neanche più riconoscibile, non può fare a meno di avere l'istinto irrefrenabile di andare a riportarlo allo scoperto. E 1000 volte la storia dei cristiani è la storia di gente che è andata a pulire il volto di uomini e donne, di bambini o di vecchi, che vivevano in condizioni di totale disumanità, lasciati nel fango, vivere e morire nel fango. E però in tutti gli angoli della terra ci sono stati dei cristiani che hanno speso fino all'ultima loro energia per ripulire quei volti e farli di nuovo brillare, restituendo la percezione della dignità a delle persone che non erano più considerate come persone da nessuno. Noi abbiamo questa missione da sempre e dovremo portarla avanti fino all'ultimo istante. Quando facciamo così, rendiamo più visibile il volto di Dio anche al prossimo. Perché dovunque il volto dell'uomo sia coperto di botte, sangue, sputi e violenza, non si riesce neanche a capire bene dove stia Dio. Quando ci imbattiamo nelle vicende della storia umana, nelle pagine più orribili che la violenza e la cattiveria degli uomini abbiano scritto, immediatamente, insieme all'orrore, nasce la più terribile delle domande religiose: dov'era Dio? E quindi, invece di discutere teoricamente di questa questione, ci accorgiamo proprio guardando a Veronica che l'unico modo serio di affrontarla è essere noi la risposta. Dio è in chi si muove per pulire quei volti, per ridare loro un sorriso. Dio è in chi non riesce a restare indifferente, a passare dritto. E certamente Dio è anche dentro quei volti, è in questa storia in cui gli uomini meriterebbero a volte di essere cancellati per quello che hanno fatto, e invece il Signore sopporta tutto con una pazienza inimmaginabile. E non si stanca di amarci. Quando Veronica avrà saputo di aver asciugato il volto al Figlio di Dio, credo che abbia avuto i brividi 2 volte tanto.
non per il pensiero di quanto male era ridotto, ma per il pensiero di quanto buono deve essere, per accettare tutto questo senza stancarsi di volerci bene. E con tutte le sberle e gli sputi che l'umanità indirizza al volto di Dio, sapere, conoscendo Cristo, che non si stancherà mai di volerci bene nonostante tutto, è la cosa più commovente e incantevole che ci sia nella nostra fede. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie della preghiera di tutti. Grazie a te, grazie mille degli spunti tantissimi che come sempre ci hai dato. Grazie e buonanotte a tutti. Eravamo credo più di 200, quindi un saluto a tutti e anche a quelli che ci ascolteranno nelle prossime ore. So che anche da qualche altra parte del mondo con i vari fusi. Quindi grazie a tutti e buon cammino quaresimale. Buonanotte. Buonanotte.